Possiamo iniziare. Ti presento un attimo. Buonasera a tutti, a voi che siete qui questa sera, anche a coloro che ci stanno seguendo online. E questa sera forse ci sono anche altri catechisti, oltre ai nostri della nostra diocesi, ci sono anche forse alcuni catechisti della diocesi di Chieti Vasto. Perché con noi c'è Don Gilberto, che è il direttore dell'ufficio catechistico della diocesi di Chieti Vasto, era già venuto ad ottobre per un incontro e torna anche questa sera a parlarci soprattutto di catechesi. E il tema che gli abbiamo affidato è davvero interessante per chi deve accompagnare i più giovani, i più piccoli. Abbiamo chiesto proprio di parlarci della relazione educativa, sia generare alla fede, sia accompagnare la crescita ecco, dei più piccoli, di coloro che il Signore affida alla cura pastorale, dei catechisti, ma anche dei sacerdoti, anche, ecco, penso magari anche ai padrini e alle madrine, a coloro che hanno una responsabilità educativa nella fede. Ecco, allora noi stiamo facendo anche in diocesi un percorso abbastanza impegnativo, che ci chiede anche una certa costanza. Stiamo affrontando l'enciclica di Papa Francesco, il tema della salvaguardia del creato, e anche le relazioni fanno parte di questa cura, le relazioni umane, le relazioni anche educative. Sono proprio da Papa Francesco, fanno parte, ecco, di quell'ecologia integrale, di quel discorso davvero che tiene conto di tutte le dimensioni umane. Ecco, la fede, l'accompagnamento spirituale è una dimensione umana che fa parte di questa sensibilità e di questa attenzione. Ecco, la cura per il creato, la cura per le persone, ecco, di cui noi siamo anche responsabili. Don Gilberto, ti ascoltiamo, grazie per essere con noi e davvero grazie di cuore. Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati. Eccellenza, grazie dell'invito, grazie a te, Don Emanuele, per la fiducia che mi avete riaccordato. E cercherò di comunicarvi qualcosa nella maniera più semplice e più chiara. Don Emanuele mi ha affidato per questa sera un tema abbastanza intrigante, ma complesso. La relazione educativa, generare la fede e accompagnare alla crescita. Per iniziare vado a recuperare un documento che ormai è in via di scadenza, perché anche i documenti ecclesiali hanno la loro scadenza, e cioè questo testo che i catechisti in teoria dovrebbero conoscere, Incontriamo Gesù, e sono gli orientamenti che annuncia la catechesi in Italia per il decennio. È uscito nel 2014, per questo sto facendo in scadenza, i 10 anni sono ormai via via per scadere, c'è già tutto un lavoro che è in ebollizione, in movimento, che si sta muovendo per dare nuove indicazioni alla luce anche di quanto, ahinoi, stiamo vivendo. Bene, la scadenza temporale non significa che non sia più significativo, che non ci sia nulla che possa ancora suggerirci. Prendo per iniziare da questo testo, da questo documento, due numeri contigui, l'80 e l'81. Perché? Perché in questi due numeri viene un po' anticipata, sintetizzata l'essenza di quello che vorrei condividere con voi questa sera. Mi perdonerete se leggo testualmente questi due numeri. Il numero 81 di Incontriamo Gesù si esprime in questa maniera. Gli obiettivi della formazione dei catechisti sono fondamentalmente due: maturare identità cristiane adulte, veri discepoli del Signore, testimoni del suo amore, e formare persone con una competenza specifica nella comunicazione della fede. Quindi, mi fermo un attimo, siccome sto parlando, perché ho scelto questo testo? Perché sto parlando dei catechisti, presumo che anche chi ci sta seguendo da casa sia un catechista, e che sia, se sta seguendo questo incontro è perché si è interessato alla propria formazione. Allora, il primo messaggio è questo: stiamo parlando a persone che sanno che per svolgere il loro ministero hanno bisogno anche di formarsi, di prepararsi.
Questi due compiti, che orientano la definizione delle competenze all'interno degli itinerari formativi, costituiscono gli orizzonti che assicurano una formazione integrale del catechista e una specifica del suo ministero. Vanno preparati i catechisti capaci, udite udite, di educare la fede sia nella forma della proposta, cui oggi si è particolarmente sensibili, sia nella forma dell'accompagnamento all'interno delle comunità cristiane. Quindi non sto parlando ad un catechista ipotetico che, come un libero battitore, ha sentito la vocazione di Gesù a svolgere questo compito in una comunità parrocchiale o comunque a ridosso di una comunità parrocchiale X e quindi si lancia in questa avventura. No, no, stiamo parlando di una realtà che si muove all'interno del tessuto, del vissuto, di quella cosa misteriosa che chiamiamo comunità parrocchiale, comunità cristiana. Ok? Quindi sono realtà che sono intrinsecamente unite, legate, non possiamo sceglierle. L'altro testo è partito da solo, scusate. L'altro testo, l'81, che viene subito dopo, mette in luce quattro dimensioni formative necessarie: essere, sapere, saper fare, saper stare con. È interessante, eh? Saper stare con. Essere, va bene, chi è il catechista, uno grosso modo può fare un indicativo del catechista. Sapere, beh, se non sono preparato, se non ho delle conoscenze, non posso annunciare il Vangelo. Se il Vangelo non lo conosco, che annuncio? Se non so che il mistero fondamentale, della fede cristiana sono l'unità di Dio, l'incarnazione del Figlio di Dio, che annuncio, che parlo, che catechista cristiano sono? E va bene. Saper fare, anche saper comunicare con le persone, che siano bambini, che siano adolescenti, che siano ragazzi, giovani, o comunque sia, debbo, ma guardate che bello, saper stare con questa realtà meravigliosa che è il saper vivere, intrecciare relazioni. Ma vado al testo. Il vecchio direttorio del generale della catechesi, perché quando è stato scritto questo testo, il mio Gesù era ancora illuso, il precedente direttore generale, indicava le dimensioni della formazione del catechista con tre verbi: essere, sapere, saper fare. A questa, hanno detto i vescovi nel 2014, ne va aggiunta una quarta: saper stare con. Esse riguardano rispettivamente la maturazione umano-cristiana del catechista e le sue competenze a livello di conoscenze, abilità metodologica nella trasmissione della fede. In particolare, l'essere sottolinea la maturazione di una vera identità cristiana fondata su una spiritualità cristocentrica. Il sapere è inteso come intelligenza integrale dei contenuti della fede. Il saper fare concerne l'acquisizione di una mentalità educativa e la maturazione della capacità di mediare l'appartenenza alla comunità ecclesiale, di animare un gruppo, di lavorare in equipe. Il saper stare con rinvia alla sfera relazionale, cioè alla capacità di comunicazione e di relazioni educative. E qui viene citata un'espressione di Papa Francesco, che forse qualcuno di voi ricorderà, perché la usò nell'udienza ai catechisti dell'anno nella fede. Rivolgendosi ai catechisti, il Papa disse: il cuore del catechista vive sempre questo movimento di sistole e diastole, unione con Gesù e incontro con l'altro. Sono le due cose, io mi unisco a Gesù ed esco all'incontro con gli altri. Allora, per iniziare, poniamoci una domanda: qual è il compito fondamentale della catechesi? Fatta questa premessa piuttosto ampia, una domanda: qual è il compito fondamentale della catechesi? Essenzialmente quello di mettere in relazione il singolo individuo con il Signore, con la comunità credente. Allora, il discorso che ora andiamo a fare cercherà di sviluppare la modalità di mostrare come accade o dovrebbe accadere tutto questo. Un punto di partenza indispensabile, cioè
la relazione con Gesù Cristo. Non possiamo prescindere da questo punto fondamentale, la relazione, sia perché è un punto d'arrivo. Io cioè debbo, il catechista ha un compito, o l'educatore alla fede, me prete, un vescovo, un genitore credente, chi vi pare, ha un compito fondamentale, che è quello di organizzare un incontro, preparare l'ambito, il luogo, lo spazio dove un incontro fondamentale può accadere, ed è l'incontro tra quella persona lì, che sia un bambino, che sia un ragazzo, che sia un adulto, e il Signore Gesù. Mio compito è fare questo. Posso permettermi di fare alcuni riferimenti biblici, alcune icone bibliche in questo caso che mi sembrano pregnanti in questo senso. Domenica scorsa il Vangelo di Cana di Galilea. C'è un personaggio in quel Vangelo, in quella pagina evangelica al capitolo 2 di Giovanni, che sembra buttato lì. Gesù va a Cana con i discepoli, partecipa a una festa di nozze e il quarto evangelista dice: e c'era la madre di Gesù. Vabbè, parenti. A un certo punto questa figura, questo personaggio che in questo Vangelo appare qui alla fine e in tutto dice tre parole, assume un ruolo, un compito fondamentale, che è quello che poi porterà all'esito di quel racconto. Assume il compito del testimone, colui che dice ai servi: quello che vi dirà, fatelo. Poi scompare. Poi scompare, si ritira. Ha organizzato tutto, l'incontro si compie, quello nella fede, tant'è che qual è l'esito di quel Vangelo, di quel racconto? A Cana, dopo questo, che fu il primo dei segni compiuti da Gesù, i suoi discepoli credettero in lui. Ha organizzato tutto lei. Poi se l'è giocata il figlio, con quelli là, con quel gruppetto iniziale di quella piccola comunità, i quali credettero in lui. Qualcuno ha organizzato quell'incontro. Se andiamo un attimo indietro, al capitolo primo di quel Vangelo, c'è un'altra figura interessantissima che noi le rubrichiamo sempre appiattendola in genere, sui quattro Vangeli, come il precursore di Cristo, Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti. Nel quarto Vangelo Giovanni non è né il tormentato profeta che è in dubbio sull'identità di Cristo, ma il gioioso testimone. Addirittura Gesù lo definisce l'amico dello sposo, che gioisce alla voce dello sposo, perché lo sposo è vicino, e infatti poi lo sposo a Cana si manifesta. Giovanni è colui che assume anche lui un ruolo di testimone, anche lui prepara il luogo dell'incontro, lo spazio per questo incontro. L'evangelista segna, ritma le giornate dicendo che Giovanni sta lì lungo le vie del Giordano, vede passare Gesù e dice: ecco l'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio. Alla fine, a forza di ripetere di questo ecco l'agnello di Dio, di puntare il dito su Gesù che passa, qualcuno di quelli che stanno con lui prendono, si staccano da lui e vanno dietro Gesù, e rimasero quel giorno, rimasero con lui, dimorarono con lui, erano circa le 4 del pomeriggio. L'anonimo autore del Vangelo si è segnato l'ora dell'incontro che Giovanni ha organizzato, che il Battista ha organizzato. Questo è il compito del catechista. Guardate, se capissimo questo, allora, organizzare un incontro, favorire che avvenga un incontro, questo è il compito fondamentale del catechista. Favorire che avvenga questo incontro, che poi chiamiamo l'incontro della fede, l'adesione a Gesù Cristo nella fede, ok, benissimo, che è, si entra in relazione con Cristo, perché è la relazione fondamentale. Mi perdonerete se vi leggo ancora un testo che non è mio, che ho recuperato da qui in là, perché mi servivano un po' di alcuni punti di riferimento per sviluppare questo discorso. Se è lo Spirito Santo il maestro, il soggetto che guida la vita in relazione con Gesù Cristo e in lui con il suo Dio, il lavoro educativo possibile e necessario nello spazio ecclesiale è una diaconia nei confronti dell'azione dello Spirito,
un disporre tutto affinché lo Spirito Santo possa agire. Essendo il compito della Chiesa quello di introdurre i battezzati in una sempre più profonda e autentica vita di relazione con Dio, il Padre, in Cristo, per mezzo dello Spirito, l'azione educativa a cui la Chiesa è chiamata ha un primo, essenziale e fondamentale obiettivo: introdurre alla conoscenza di Gesù Cristo il Signore. Conoscenza non astratta e intellettuale, ma intesa in senso biblico come partecipazione dinamica, amorosa alla vita, ai modi di essere e di vivere di Gesù, con una finalità pratica: vivere con Gesù e come Gesù. L'introduzione alla conoscenza di Gesù Cristo, che diviene coinvolgimento esistenziale per fede nella sua morte e resurrezione, è compito della vita ecclesiale in quanto tale. Non è una tecnica da affidare a educatori o formatori o esperti, ma il frutto di una vita ecclesiale semplice, sana e santa. Qualcuno potrebbe accusare me e chi ha scritto queste parole di mera utopia, ma non possiamo togliere nulla a tutto questo, perché il punto d'arrivo dovrebbe essere questo qui. Le parole che sto leggendo sono tratte da un articolo su Pastorale Giovanile di Luciano Manicardi, il biblista oggi priore della comunità monastica di Bose, il quale scrive ancora: al cuore dell'annuncio cristiano vi è Gesù Cristo, creduto e testimoniato. Gesù con la sua pratica di umanità, con la sua declinazione particolare che gli ha dato all'umano. Come appare Gesù nei Vangeli? Il Gesù catechista, mi perdonerete se utilizzo questa espressione, il Gesù che annuncia il regno di Dio nei Vangeli, che si relaziona con qualcuno, come appare? Come un freddo e distaccato conferenziere? Come un istruito professore, docente, esperto che ha passato anni in una biblioteca o in università? Come il santone di turno che deve in qualche modo attirare folle o attirare consensi, oggi diremmo dei like, raccattare per adesso dei like, come qualcuno che deve vendere un prodotto? Gesù ha prodotti da vendere? No. Gesù è un uomo che, esperto di umanità, entra in relazione con le persone. Gesù evangelizza attraverso incontri umanissimi in cui crea uno spazio di libertà attorno a sé, consentendo a chi egli incontra di emergere come soggetto e di scoprire la propria dignità e identità di persona umana. Proviamo a ricordare ancora, vi chiedo scusa se faccio riferimento alle scritture, le tipologie di persone che Gesù incontra. Proviamo a ricordare questo: le tipologie di persone che Gesù incontra nei Vangeli. Con ciascuna tipologia di persone Gesù ha un atteggiamento, ha un modo di porsi, che è sempre l'incontro umano. Guardate, anche avete presente il racconto della piccatrice, che i sinottici poi si rimbalzano ognuno a modo suo, anche Giovanni rilegge un po' quell'evento, però dice che questo è avvenuto a Betania, in casa di Lazzaro, Marta e Maria, e che chi gli unge i piedi in realtà è Maria di Betania. Avete presente l'episodio? La donna che entra in casa del fariseo, l'ha invitato, con già l'ingresso di questo personaggio crea un po' di chiacchiericcio, di sguardi malevoli. E la domanda è: ma perché si fa toccare una donna come quella? Non sa chi è una, che donna è quella? Ok, abbiamo presente l'episodio. E Gesù che cosa fa? Gesù acconsente semplicemente a dei gesti che, ricordiamocelo un attimo, se quella donna è una prostituta, i gesti che quella donna compie su Gesù erano i gesti che lei compiva quando stava con i suoi amanti, con chi normalmente chiedeva e pagava per i suoi servigi. Gli bacia i piedi, li tocca, glieli unge con l'olio, li strofina con i capelli. Insomma, lo stupore dei presenti non è totalmente campato in aria, sapendo quella donna cosa faceva nella vita,
e vedendola in quegli atteggiamenti nei confronti del rabbi, qualche dubbio questi poveretti l'hanno avuto nei confronti di Gesù. Ma Gesù sta dialogando con quella donna lì e rivela al padrone di casa che avrebbe voluto dialogare anche con lui, avrebbe voluto avere una relazione anche con lui, una relazione umana. Dice: ma guarda, tu non mi hai dato un bacio quando sono entrato, non mi hai dato l'acqua, non mi hai dato un gesto di cortesia e di accoglienza. Lei invece non ha fatto altro. Con il suo linguaggio, con la sua fisicità, con la sua corporeità, lei mi ha accolto. Gesù entra in quella relazione attraverso quei gesti lì che effettivamente qualche problemino potevano creare. Gesù parla quel linguaggio, parla quel linguaggio lì. Gesù personalizza gli incontri adattandosi all'altro nella sua situazione particolare, non giudica mai la persona che ha di fronte. Accetta di mettersi in discussione. Ricordate l'episodio della cananea o sirofenicia, che va a chiedere che guarisca la figlioletta che è fuori di testa, sarebbe stata epilettica, non sappiamo che malattia, patologia avesse quella povera ragazzina. Questa donna, che è una pagana, va da Gesù, guarda, per piacere fa qualcosa. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Sì, è vero, sono un cane, io e mia figlia siamo dei cani perché non siamo ebrei, siamo pagani, però, signore, anche i cani sotto il tavolo mangiano un po' di briciole che cadono dal tavolo dai figli. Per la tua fede, tua figlia è guarita. Gesù sa di essere, è un rabbi ebreo, sa di avere un compito nei confronti, innanzitutto nei confronti del popolo di Israele. L'incontro con quella donna, se lo leggiamo nella sua profondità e non con i nostri stereotipi, con le nostre precomprensioni, l'incontro con quella donna porta Gesù ad un cambiamento di strategia, un cambiamento di opinione, un cambiamento di vedute, a un cambiamento di vedute. Ma ricordate quando parla con il centurione romano, che lo stesso gli va a presentare il problema del suo servo malato, gli dicono pure: ma il Signore è un bravo uomo, fagli quello che ti chiede, dai, ci ha fatto la sinagoga, dai. E quello gli dice: non devi venire a casa mia, non devi venire, basta una parola, perché io so che la tua parola è autorevole e se dici qualcosa, quella cosa avviene. Non ho trovato una fede così grande in Israele. Gesù cambia prospettiva, cambia idea. Non ha fatto un programma, io devo arrivare alla fine dell'anno con quel programma, questi somari devono capire che è così e basta, e chi vuol seguire mi segue perché è così e punto e basta. È disponibile un cambiamento di prospettiva e di strategia, di azione. Tutto questo per riconoscere la giustizia e la fede dell'altra persona. Adimira la libertà dell'altro, non tende a legare a sé coloro che guarisce. L'episodio del lebbroso in Marco, è presente l'episodio in Marco, guarisce il lebbroso, per piacere vai via ora, no, ti voglio seguire, lo seguo lungo la strada, vai via, vai a casa, vai, annuncia a quelli di casa tua quello che tu ho fatto. È strana, Gesù è un leader religioso proprio strano, è partito proprio male, fallimentare, perché non tende a legare a sé né chi guarisce, né chi cresce nella fede, quanti giungono a lui grazie alla fede, ma li restituisce a se stesso. Incontrare Gesù significa essenzialmente conoscere la valorizzazione del proprio nome e del proprio volto, cioè ritrovare se stessi, della propria unicità. Incontrare Gesù significa entrare nel compito e nella responsabilità di umanizzarsi, diventare pienamente umani, pienamente se stessi. Gesù non chiede a nessuno di diventare angeli o superuomini, ma di diventare pienamente umani. Una donna come quella, donna, chi ti condanna? Ricordate l'episodio dell'adultera,
che sta per essere lapidata, chi ti condanna? Cogliere l'essenzialità della gratuità. E infine, incontrare Gesù significa entrare nell'avventura e nell'ascesa della libertà. Vivere profondamente la propria libertà, che è stata riscoperta nell'incontro con Lui. Questi elementi sono costitutivi dell'incontro che anche oggi può condurre una persona alla relazione personale con Gesù. Condizione necessaria è che questa persona incontri una umanità affidabile. Perché aderivano a Gesù nella fede? Perché era un uomo affidabile. E la via continua ancora ad essere questa, quella dell'incontro con una umanità affidabile, la nostra, la mia, la nostra umanità, chiamata ad essere affidabile come quella di Gesù Cristo. L'educazione alla relazione personale con il Signore dipende anche dall'affidabilità dei soggetti umani che se ne fanno carico e delle comunità cristiane nel loro insieme. Solo persone la cui umanità è credibile possono far nascere un'attitudine di fiducia e introdurre alla relazione personale con il Signore. Il problema che qui si pone è quello della qualità umana dei credenti. Può essere strano, può suonare strano questo. In particolare di quanti sono primi deputati alla trasmissione della fede. Perdonami, dei vescovi, dei preti, dei religiosi, degli operatori pastorali, degli animatori e così via. Allora, ricordando le parole che padre Raimondo Corona di venerata memoria ci ha instillato nella mente nel suo corso di introduzione al mistero di Cristo, che esordiva con le parole della prima lettera a Pietro: a chiunque ve lo chieda, rendete ragione della speranza che voi tuttavia avete fatto con docilità e con retta coscienza. Siamo chiamati a rendere ragione della nostra fede. Cioè, introdurre qualcuno alla relazione con Cristo significa che noi ci impegniamo nel rendere ragione di quella speranza che è in noi, di quanto noi abbiamo sperimentato attraverso questa povera, fragile, peccatrice umanità che però si sforza di essere affidabile. Nella Evangelii Gaudium, penso che anche questo testo papale sia importante, al numero 24, Papa Francesco parla della comunità evangelizzatrice. A un certo punto dice: la comunità evangelizzatrice si dispone ad accompagnare, accompagna l'umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Dunque è una comunità che accompagna, è una comunità che si fa carico, è una comunità che legge la realtà, è una comunità che vive l'oggi, vive l'ora, vive il qui e sa quali sono le istanze, i problemi, le attese, che condivide con tutti gli altri, con tutti gli altri esseri umani, con tutti. E quindi accompagna questo cammino, questo processo. Come rendere ragione della fede? Come rendere ragione della fede? Due sono i modi che entrano particolarmente in gioco nel rendere ragione della fede nell'ambito della relazione educativa: memoria e sapienza della fede. Sempre Papa Francesco, al numero 24, no scusate, nell'udienza ai catechisti dell'anno della fede, diceva che il catechista è colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio, la custodisce in se stesso e la sa risvegliare negli altri. È un cristiano che mette questa memoria al servizio dell'annuncio. Nel fare memoria e nel narrare la propria fede ai bambini, ai ragazzi, e non sto a ripetere tutte le tipologie, le fasce d'età, si rende ragione del perché si crede.
nel fare memoria e nel narrare, si rende ragione del perché della propria fede. E sta lì, tutto lì, si gioca lì dentro. La sapienza della fede, invece, rientra nei modi privilegiati per rendere ragione, perché è molto di più della fede pensata in modo critico. Essa è insieme un sapere, avere il gusto, e un sapere, un gustare e un comprendere, un sentire e un intendere. Il bagaglio di competenze e di strumenti per motivare la fede è dunque assunto come principio di orientamento di tutti i nostri criteri di trasmissione, secondo questa triplice esigenza: favorire l'incontro tra Dio e l'uomo Gesù, valorizzare il contenuto integrale del messaggio cristiano, porre attenzione al destinatario, alle sue domande, alle sue attese, affinché il messaggio sia significativo per la persona. E qui ancora incontriamo Gesù al numero 13. Allora è fondamentale nel costruire una relazione questa capacità di significatività della fede, cioè una fede capace di lasciare il segno nella vita degli uomini e delle donne che incontriamo, ed è capace di fornire senso, non delle risposte, non delle risposte, perché abbiamo spesso l'ansia da prestazione di dare risposte. Fornire senso, che poi apre a porre nuove domande, e di domanda in domanda si va avanti, di domanda in domanda si va avanti. Non so se conoscete, se sapete che nella tradizione ebraica la cosiddetta cena pasquale, il seder di Pesach, questo ordine, questo rito familiare nel quale si celebra la Pasqua annuale in casa, inizia in questa maniera: ci si mette a tavola, i familiari a tavola, grandi e piccoli, il più giovane di casa ha un compito fondamentale: porre una domanda a chi quella tavola la presiede come capofamiglia. Chiede: perché questa sera è differente dalle altre notti? Questa notte è differente. Perché facciamo cose? Perché questo? Perché quest'altro? E dopo che il bambino ha esaurito le domande, i suoi perché, allora lì sì, l'adulto, chi guida quella cena rituale, può rispondere dicendo: eravamo prigionieri in Egitto e il Signore nostro Dio ci ha liberati. Non i nostri padri, non i nostri padri. Noi eravamo prigionieri in Egitto. Guardate che meraviglia. La risposta alla domanda non è perché c'è un obbligo, perché c'è una regola, perché c'è anche tutto questo, perché il seder è una regola, una norma, è una cena ben strutturata, con le sue norme, con le sue regole, con i suoi passaggi rituali e così via. Ma il motivo è che stiamo facendo memoria di un evento che ci coinvolge. Eravamo prigionieri. Eravamo prigionieri. Il senso sta lì. Siamo qui perché siamo stati liberati. Perché siamo chiamati a vivere da liberi. Questa è la memoria. Alcuni passi necessari. Tre fondamentalmente. Il primo passo necessario per poter rendere ragione della speranza che è in noi è la carità. Una carità che però è capace di attrarre. Dal numero 8 di Incontriamo Gesù vi leggo questo testo. Ciascuna persona è abitata dal desiderio di pienezza. E il suo cuore è capace di aprirsi quando sente parole forti e vere sulla sua vita e incontra autentici testimoni di carità. Il Vangelo ha la forza di aprire i cuori e le menti, di interpellare la libertà e la responsabilità, di mettere in cammino. Il Signore ci chiama a valutare questo tempo per reinterpretare e purificare, alla luce della sua presenza, le domande e i desideri delle persone.
Allora, nella fatica di costruire una relazione educativa alimentata dalla speranza e motivata dalla fede, particolare importanza assume la testimonianza della carità. Alimentare la speranza, rendere ragione della fede e testimoniare la carità, le virtù teologali che ci parlano di Dio e ci abilitano a parlare di Lui, a comunicare Lui, a relazionarci all'altro. Secondo passo che mi sembra, se non necessario, perlomeno utile. Vivere una significativa relazione educativa. Ribadiamo un concetto essenziale, semplice, ma importante. Quando parliamo di relazione educativa, lo facciamo in riferimento ad un percorso di fede che riguarda in generale la crescita della fede di bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, giovani adulti, adulti, così via, in modo particolare nel periodo della iniziazione cristiana e poi in quello detto della mistagogia, che in molti casi è un più desiderio, ma va bene. Per tale motivo la riflessione che viene a seguire vuole in qualche modo individuare quegli elementi di carattere generale che servono a costruire una relazione educativa, senza scendere proprio nelle indicazioni pratiche, che poi ognuno può in qualche modo sentire, avvertire come urgenti per il proprio ministero, per il proprio servizio, a partire dalla propria realtà. Allora, per vivere una significativa relazione educativa, il catechista educatore dovrà, due punti, faccio l'elenco della spesa: essere capace di accoglienza, ascolto e conoscenza dell'altro. Capace di accoglienza, ascolto e conoscenza dell'altro. Perché mi sono dilungato così tanto prima sugli atteggiamenti di Gesù, sul suo modo di relazionarsi con gli altri? Perché il modello per noi è quello: l'accoglienza. Gesù accoglie tutti. Gesù ascolta tutti, Gesù conosce in profondità tutti. L'incontro, ricordate l'incontro col giovane ricco in Marco? Dopo questo gli fa tutto, gli esprime le sue richieste. Dopo che Gesù gli ha ricordato l'essenziale dei comandamenti, e quello gli ha ribadito: ma queste cose le faccio da quando ero ragazzo, e quindi si palesa come un bravo uomo, un onesto israelita, un sincero israelita, un uomo impegnato. L'evangelista sottolinea un aspetto che non dobbiamo mai far stare sotto silenzio: fissatolo, lo amò. Cioè Gesù vuole entrare nella vita di quell'uomo, vuole conoscere profondamente quell'uomo. Sarà lui poi a distogliere lo sguardo, ad andarsene col volto triste, ma Gesù ci ha provato. Secondo atteggiamento: saper valorizzare le dinamiche relazionali del gruppo. Il gruppo, quei gruppi, non so se tutti presenti qui stasera sono catechisti, provate un po' a pensare ai vostri gruppi di catechesi, alle persone non in senso astratto, quindi a quelle persone che normalmente settimanalmente incontrate, a quel gruppo di persone che incontrate settimanalmente. Bene, quel gruppo lì è importante, perché dentro quel gruppo siete chiamati a suscitare, anche a valorizzare un senso di corresponsabilità, perché non è solo vostra responsabilità la gestione di un gruppo, l'andamento di un gruppo. Il gruppo va corresponsabilizzato. La relazione passa anche attraverso questo. Terzo, il Papa aveva utilizzato, faccio questa premessa, aveva utilizzato diversi anni fa un neologismo preso dallo spagnolo argentino, premear, cioè andare avanti, precedere o comunque anticipare, ok?
Bene. Terza attitudine. Considerare sempre che Dio ha un cuore più grande del nostro ed è sempre in azione. Ci precede sempre. E vede meglio di noi tante cose. Che Dio comprende meglio certe esigenze e conosce meglio di noi il cuore delle persone. Quarto. Accompagnare largamente con perseveranza e fiducia. Il che significa che sì, facciamo bene ad avere un programma. I miei catechisti mi chiedono solitamente un programma. Non so se anche i tuoi, non so voi come vi relazionate con i vostri parroci. Un programma, cioè un itinerario da poter seguire durante l'anno, che è giusto, è sacrosanto, cioè non è che ci siamo lì e parliamo di quello che ci parla. Seguiamo anche noi. Ma ricordiamoci che il nostro non è il programma del Ministero della Pubblica Istruzione, non è uno dei programmi del Ministero della Pubblica Istruzione. E quindi blindato, perché poi a fine anno poi il parroco o chi per lui farà una disamina di quello che abbiamo combinato e magari saremo multati, okay. I programmi sono importanti, qualche volta forse possono anche eccedere i programmi, si può andare oltre gli schemi. Il primo schema, da qualche volta che siamo chiamati a superare, è quello della nostra testa, della nostra mente. È quella espressione che è una tentazione perennemente accovacciata lì, pronta a venire fuori, il si è fatto sempre così. Ancora, saper coinvolgere adulti significativi. Genitori, membri della comunità e quant'altro. Non so in diocesi da voi come state lavorando a questo riguardo, in questo itinerario per gli adolescenti dei 14-18 anni, seme di vento, miracolo, il primo miracolo è che tre uffici della CEI abbiano lavorato insieme per produrre questo itinerario. Ma che abbiano avuto l'intuizione di non semplicemente far sapere alle famiglie che c'è un itinerario per i loro figli chiamato Seme di Vento, ma di coinvolgerle con un percorso che è non parallelo ma dentro il percorso con le famiglie, per le famiglie. Perché l'educazione alla fede dei bambini e dei ragazzi non può prescindere la famiglia, qualunque famiglia, per cui anche di fronte a questo. A questa realtà, a questo aspetto, è un altro schema mentale che dobbiamo in qualche modo superare. Non cominciamo con il peana, ma le famiglie di oggi sono così, ma la situazione delle famiglie è drammatica, ma sono tutte sfasciate, ma sono tutte famiglie in questa maniera, non sono neanche famiglie perché sono conviventi, non sono questo perché sono. Calma, calma. Ci sono degli uomini e delle donne, ci sono dei bambini ai quali il Signore ci ha mandato, con i quali dobbiamo intrecciare una relazione. Quella è la realtà con la quale dobbiamo avere a che fare. Quella è la realtà con cui dobbiamo avere a che fare. Quelli sono gli adulti che possono in qualche modo significare qualcosa nella vita di quei bambini, di quei ragazzi, di quei giovani, con quelli dobbiamo avere a che fare e di quelli dobbiamo interessarci. Ancora, prediligere l'esperienza senza rinunciare ai contenuti. Vi leggo, perdonate, stasera leggo molto dai documenti, però è importante. Numero 26 di Incontriamo Gesù. Davvero ancora poche energie vengono riservate per una testimonianza e un annuncio di fede nel mondo. La maggior parte sono spese all'interno dell'universo ecclesiale per il mantenimento e il miglioramento dei tanti percorsi attivati. Di fronte agli scenari di nuova evangelizzazione, i testimoni, per essere credibili, devono sempre saper parlare il linguaggio del loro tempo, annunciando dal di dentro le ragioni della speranza che li anima. Un simile compito non può essere immaginato in modo estemporaneo, ma richiede attenzione, educazione e cura.
Sarà inoltre utile nelle diocesi dedicare spazio e tempo a un confronto sulle strutture e gli strumenti di cui le comunità cristiane dispongono per rendere i battezzati consapevoli del loro impegno missionario ed evangelizzatore. Ultimo passaggio, e qui di fantasia ce ne vuole veramente tanta: allearsi nel nome dell'educazione. Allearsi nel nome dell'educazione alla fine. Che è difficile, e lo so da parroco, lo so per primo che è difficile, perché la prima alleanza che uno deve avere è con le famiglie ed è difficoltoso. Cominciamo con non sentirle semplicemente gli avversari o dei nemici che stanno lì acquattati alla nostra porta per crearci problemi. Alleanza con le altre realtà nelle quali questi bambini e ragazzi sono coinvolti. Anche qui è un ambito, un terreno minato, perché non so nella vostra diocesi, a Lanciano Ortona, nelle vostre realtà parrocchiali di paese, ma ad esempio da me, da noi, sovente capita che la domenica mattina, il sabato pomeriggio, ci sia la scuola calcio o le partite di calcio e così via, e allora stiamo lì a... Capite che è un terreno difficile, ma non possiamo prescindere, perché l'alternativa sapete qual è? È che mettiamo le braccia incrociate. Come in questo momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia. Quando ho chiesto ai preti della mia diocesi di farmi sapere all'inizio dello scorso anno com'era la situazione della catechesi nelle loro parrocchie, come stavano affrontando l'emergenza della pandemia nell'ambito della catechesi, che proposte, ho avuto delle risposte. Le risposte mi hanno veramente sconcertati. Non stiamo facendo nulla, stiamo aspettando che passi. Perché non state facendo nulla sperando che passi? È perché non è possibile avere a che fare con i genitori, perché non è possibile fare questo, perché non è possibile fare quest'altro. Non mi piace citare il Papa così, però credo che quell'espressione, che peggio di questa crisi sia soltanto lo sprecarla, sia sacrosanta, sia veramente sacrosanta. Stiamo perdendo un sacco di occasioni anche nell'ambito relazionale. In un momento storico in cui le relazioni sono importanti, perché sono messe in forza, sono messe in discussione, perché diventano più difficili, perché diventano più complicate, tutto è più complicato, noi stiamo ritirando i remi in barca, stiamo dicendo aspettiamo che passi. Un terzo passo da compiere verso questo rendere ragione della speranza che è in noi, visto che le abbiamo evocate, uno sguardo su quelle che sono le problematiche emergenti. La prima che mi viene da ricordare, quelle che sono, potremmo definire, le motivazioni deboli che stanno alla base, normalmente alla base, della domanda educativa. Cioè, perché una famiglia, un genitore ti porta un bambino al catechismo? Perché ti chiede di iniziare il cammino della crescita nella fede, dell'educazione alla fede? Perché i catechisti presenti potrebbero rispondere da soli, potrebbero essere loro a rispondere a questa domanda, non c'è bisogno che lo faccia io. Molto spesso è semplicemente perché c'è ancora un retaggio, almeno da noi, c'è ancora un retaggio culturale, una pressione sociale tradizionale ancora molto abbastanza forte, che spinge una famiglia a dire: vabbè, si fa, deve fare i sacramenti, facciamoglielo fare, c'è questo pegno da pagare del catechismo, ce lo mandiamo. Sappiamo che molto spesso le motivazioni sono non deboli, proprio insignificanti. Però intanto quel bambino, quel ragazzo viene e quell'incontro tu lo fai. Ancora, un'altra problematica, la scomparsa di un ambiente specificatamente cristiano.
Perché è vero che ti portano il bambino, ma poi il bambino che è stato un'ora con te al catechismo durante la settimana, quando torna a casa, non trova nulla che, a cui possa agganciare quello che tu gli hai proposto in quell'incontro, quell'esperienza che cerco di fargli fare in quell'incontro. Quando poi torna a casa o torna negli altri ambiti di vita, non ha possibilità di agganciarlo. E quindi questo è un altro problema drammatico. Oppure, problema drammatico, oppure una sfida, una possibilità. Una sfida a noi innanzitutto, una possibilità di rileggere la nostra azione pastorale, la nostra proposta educativa. Terzo, la mancanza di appartenenza vitale a una comunità di fede, che potrei tradurre con un esempio banalissimo: finché c'è il catechismo, io vedo quei bambini e bene o male vedo quella famiglia. Finisce il catechismo, o per le vacanze di Natale, o per il ponte di Pasqua, o per tutto il periodo estivo, quelle persone in parrocchia, alla frequenza normale della messa domenicale, degli altri incontri, del tribunamento, della via cristiana, ciao. Ma non perché sono cattivo, perché semplicemente non ritengono che quella sia casa loro, semplicemente perché non pensano che quella comunità, che appartengono a quella comunità e che quindi appartengono a quella comunità, come dire, si partecipa a quella vita che è ritmata anche dalla festa più fondamentale che è l'Eucaristia Domenicale e così via. Un altro problema, che però dovrebbe suscitare delle domande a noi, la significatività delle comunità cristiane. Prima sono partito proprio da quello che è il ruolo della comunità cristiana, a cosa deve fare la comunità cristiana per educare la fede, no? È una comunità cristiana che deve intessere delle relazioni, innanzitutto umane, e il primo grande dramma della comunità cristiana, e quindi motivo di scarsa significatività in questo senso, è che queste relazioni umane nella comunità cristiana spesso e volentieri non ci sono. Qualche volta si creano addirittura dei ghetti, dei club, delle realtà che hanno i comparti stagni e che impediscono poi una compenetrazione. Questo ci fa diventare poco significativi come comunità. Ancora un altro problema, significatività dell'azione educativa integrale della catechesi. E qui, se avessimo tempo, dovremmo aprire, magari ci facciamo un'altra serie di incontri, dovremmo aprire tutta una questione proprio sul metodo. Perché se il metodo fondamentale è la relazione umana, allora io, uno schema mentale mio che mi porta a dire ho preparato la lezione, quindi il mio incontro, so quello che gli devo dire, qualunque sia la situazione, qualunque sia il vissuto di quel gruppo, qualunque siano le dinamiche interne a quel gruppo, qualsiasi siano le dinamiche delle famiglie che stanno dietro quei ragazzi, di quel gruppo, qualunque siano le problematiche che i ragazzi vivono, ok? Io devo dire quello, punto. Poi che quello che gli ho detto, che gli ho costretto ad ascoltare, ma anche della bellissima attività che io preparo, perché non è detto che faccio soltanto un incontro pesante e barboso, posso anche fare un bellissimo incontro di catechesi, variopinto, variegato, ma che poi non parla alla vita, che non incide sulla vita, perché non è quello di cui hanno bisogno. Ancora, le resistenze degli addetti ai lavori, cioè le mie resistenze, le mie durezze, lentezze a cambiare, a scardinare certi costrutti mentali, certi schemi mentali che ho, ma anche quelli del mio catechista, della mia catechista, dei vostri catechisti, no? Le resistenze, quello che ho citato prima, quel si è fatto sempre così. E qui, per concludere questa lista della spesa, quell'immagine evangelica che Gesù usa, che cioè non si mette vino nuovo in otri vecchi, ma vino nuovo in otri nuovi. Anche perché sappiamo benissimo che il vino vecchio è buono,
Ma ora è arrivato, domenica Gesù ci ha detto che è arrivato il tempo di vino nuovo, qui c'è bisogno di un rinnovamento, e questo rinnovamento chiede una mente nuova, un rinnovamento della mente, della nostra, del nostro modo di pensare. Vado a concludere, anche perché siamo quasi alla conclusione dell'ora. A conclusione di questo mio intervento desidero ricordare e suggerire alcuni elementi che sono a fondamento della capacità di costruire una relazione educativa e che riguardano ancora la vita di fede, di speranza e carità del catechista in riferimento alla comunità ecclesiale. Innanzitutto, sono tre brevi flash che vi do. Saper lavorare in equipa. La complessità del servizio catechistico e la sua natura ecclesiale richiedono ai catechisti la capacità di svolgere il proprio lavoro in una logica comunionale e dialogale. Lavorare in equipe diviene scuola di comunicazione e di dialogo per i catechisti, capacità di assumere le logiche dell'alleanza, per cui non è solo condivisione di progettualità, ma è comune di vita e di vocazione. Non sono un libero battitore. Non lo sono in riferimento alla comunità e a chi come me vive l'esperienza del servizio della catechesi nella mia comunità, ma non lo sono, e qui il secondo suggerimento, neanche in riferimento a chi quella comunità la presiede come presbitero mandato dal vescovo. Quindi, secondo passaggio, secondo suggerimento, vivere o recuperare la comunione con il proprio parroco, che sembra una cosa banale, ma è importante, più che banale, scontata, ma è importante. È un elemento fondamentale, non solo perché il parroco partecipa in maniera particolare, in forza della sua ordinazione, del suo ministero, della responsabilità del vescovo, nella catechesi, all'interno della comunità locale, ma anche perché il parroco è responsabile più in generale della comunità parrocchiale, che è ambito ordinario dove si nasce e si cresce nella fede, proprio in quella ricchezza di relazioni fraterne e educative che costituiscono la realizzazione storica del dono della comunione, che è frutto dello Spirito, da accogliere e far germogliare anche dal basso. Terzo suggerimento pratico, essere costruttori corresponsabili della comunità cristiana e mediatori di relazioni. Il catechista è intrinsecamente un mediatore che facilita la comunicazione tra le persone e il mistero di Dio e dei soggetti tra loro e con la comunità. È necessario ripetere oggi questo concetto. Il catechista non svolge soltanto un ministero particolare con il mandato del vescovo e a nome e con la comunità cristiana, ma ne deve diventare sempre più anche il promotore, l'animatore, il costruttore, con la consapevolezza dell'essere corresponsabile insieme a tutti gli altri e non semplice collaboratore. Rivolgendosi ai vescovi italiani nel 2014, il Santo Padre diceva: accompagnate con larghezza la crescita di una corresponsabilità laicale. Riconoscete spazi di pensiero, di progettazione e di azione alle donne e ai giovani. Con le loro intuizioni e il loro aiuto riuscirete a non attardarvi ancora su una pastorale di conservazione, per assumere invece una pastorale che faccia perno sull'essenziale. Chiudo con una massima, che non è mia, ma che rubiamo alla tradizione gesuitica ignaziana. Al netto di tutto questo che ho cercato di rimettere insieme e di condividere con voi, se proprio dovessi fare una sintesi, direi: agisci come se tutto dipendesse da te, sapendo poi che in realtà tutto dipende da Dio. Et deus satis. Grazie. Ci sarebbero anche tante domande che si potrebbero adesso aprire, anche perché tu ci hai proprio invitato a questo stile, no? Anche nella catechesi, nella comunità. E io voglio solo sottolineare un punto che mi sembra davvero fondamentale,
che ci hai detto verso la fine, questo atteggiamento della comunione e del dialogo tra le varie parti, sia ecco, nelle alleanze educative, sia dentro la comunità, perché in fondo ecco, il catechista non vive da solo il suo compito, ma è portatore in quel momento, anche se si trova da solo in quel gruppo, in quell'ora, fisicamente magari si può trovare a volte anche da solo in un gruppo, però con lui c'è la Chiesa, ecco, con lui c'è una comunità che prega anche per lui e che sostiene il suo compito, il suo lavoro. Ecco, poi magari ci sono alcuni che ci mettono il tempo, ci mettono anche la faccia, ci mettono le loro risorse, la loro creatività, ma anche la comunità non deve mai far sentire sole quelle persone e sapere di esserne partecipe. Il primo soggetto della catechesi è la comunità intera. Ecco, io ti ringrazio anche per tutti i punti e davvero anche per la chiarezza con cui ci hai dato queste, non le chiamo regole, ma sono davvero dei punti da tenere presenti. Innanzitutto il riferimento a Gesù, al suo atteggiamento, alla sua umanità. Ecco, guardare sempre all'umanità di Gesù, perché è quella che noi innanzitutto ecco, dobbiamo incarnare e dobbiamo far incontrare. Ecco, nella misura in cui ne siamo affascinati e ci facciamo trasportare. Ecco, in fondo l'annuncio è questo, trasmettere questa bellezza che Gesù ci ha fatto vedere. Chi vede me, dice Gesù, vede il Padre. Ecco, noi ecco, ne siamo anche testimoni, ecco, di questa bellezza. Io veramente vorrei, poi se Dio vuole, anche avere un'altra occasione per invitarti con noi. Poi vedremo anche di scegliere uno di questi temi che hai toccato questa sera o anche qualcos'altro che avevamo già detto. Adesso non so se qualcuno vuole fare una piccola sottolineatura, una domanda. Intanto ecco, ricordo che abbiamo, come anche tu ci dicevi, non dobbiamo mai tirare i remi in barca, tantomeno adesso. La tentazione è più forte. Anche noi possiamo avere le nostre paure, ma è proprio adesso che, ecco, che dobbiamo anche fare questo atto di fede. Il Signore è sulla nostra barca e non ci chiede di tirare i remi in barca. Allora continuiamo a vivere questa prossimità. Ecco, nei modi che ci sono oggi, e ce ne sono ancora, e non è mai il momento sfavorevole per annunciare il Vangelo. È sempre, oggi, lo ascolteremo anche domenica, ecco, nella liturgia di domenica Gesù dice oggi si compie questa scrittura. Oggi, qual è il nostro oggi? Ecco, oggi il Signore annuncia a noi la speranza, annuncia la liberazione. Ecco, di questo annuncio noi oggi siamo portatori, non in un altro tempo, non ieri né domani. Ecco, allora facciamo tesoro, ecco, anche di quello che questa sera ci hai ricordato, ci hai fatto fare anche tanta memoria buona, memoria, ecco, dell'umanità di Gesù, di quello che a noi il Signore chiede oggi. Ecco, allora custodiamo con cura, ecco, questo mandato. Ecco, abbiamo un mandato che la Chiesa ci ha dato, e davvero c'è il tempo della sfida oggi, è la prova, è una sfida veramente, forse più grande di ieri, ma c'è la Chiesa, ecco, il Signore in mezzo a noi e non ci lascia soli. Ci è chiesto di gettare le reti, cioè ci è chiesto di gettare ancora le reti, e ecco, non saremo delusi, non saremo delusi, e
Ecco, ti ringrazio perché ci hai davvero invitato anche a lavorare su noi stessi, lavorare su noi stessi. Non pensare che sono gli altri a dover capire, a dover ascoltare. Siamo noi che dobbiamo aprire il cuore continuamente. Ecco, questo tempo può essere ancora più opportuno per un lavoro interiore. Per un lavoro sulla nostra interiorità, sulla nostra attenzione, sul nostro ascolto. Non so se qualcuno vuole intervenire brevemente. Allora, intanto ricordo. La settimana prossima avremo un altro incontro, sarà un incontro biblico ma anche liturgico, perché affronteremo una parte della scrittura che è la preghiera dei salmi, i cantici, i salmi che sono parte anche importante della liturgia della Chiesa. Ecco, allora anche da quello che ci ha detto questa sera. Ecco, è importante radicarsi nella scrittura che ci insegna a pregare, che ci insegna ad ascoltare e che ci insegna la comunione. È bello perché adesso non voglio anticipare, però ecco, la preghiera dei salmi ci fa sentire veramente la comunione ecclesiale, la comunione ecclesiale che ci deve accompagnare. Può essere anche questa una occasione per riscoprire magari la liturgia delle ore, in un tempo in cui, ecco, magari stiamo più in casa e ormai da un po' di tempo, ecco, però scopriamo che la liturgia delle ore ci permette anche di respirare a pieni Mi polmoni. suggerisci qualcosa, padre, con cui pregare? La preghiera della Chiesa. Esatto. Va bene. Allora, Dico io una sì. cosa? Volevo raccontare un aneddoto a proposito di questo tempo che stiamo vivendo, di un'azienda molto grande che produce la scarpe e che manda due dei suoi migliori venditori in un paese africano dove le scarpe ancora non c'erano. Andate a sondare il mercato. Vanno questi due venditori, uno manda un messaggio all'azienda e dice: qui non abbiamo futuro, non è conveniente per noi aprire perché nessuno porta le scarpe. L'altro manda un messaggio all'azienda e dice: qui il nostro futuro sarà roseo, abbiamo un mercato amplissimo, nessuno porta le scarpe. Quindi dipende molto dall'atteggiamento con cui ci poniamo. Poi volevo recuperare due cose che ci ha detto Don Gilberto stasera. Una, ripartendo dalla cena pasquale, che era il cuore della fede degli ebrei, la festa da cui tutto il resto partiva. E come lui ci ha raccontato, era una festa storica, esistenziale. Non era una festa basata sulle cose trasmesse con la testa, su delle cose imparate a memoria, ma era il racconto della vita che avevano fatto i padri, ma applicata anche alla vita che facevano loro. Noi siamo stati prigionieri in Egitto, noi siamo stati liberati, ci ha ricordato Don Gilberto. Però questo che ritualmente facevano ogni anno gli ebrei, un po' se l'erano scordato. Per cui era diventata solo una celebrazione, era diventata solo una tradizione questa cena pasquale, non incideva più molto sulla loro vita. E ritornando alle nozze di Cana da cui lui è partito, questo è simboleggiato dal maestro di tavola, che era quello che rappresentava la tradizione, il Vecchio Testamento, nel linguaggio simbolico di Giovanni, che non si era accorto che tutto quello che lui sapeva, tutta la fede che man mano era stata trasmessa, aveva perso consistenza. Le anfore si erano svuotate ed erano di pietra.
i cuori di quegli uomini erano diventati di pietra e quindi non tenevano più nulla. Avevano fatto diventare la gioia, la festa della liberazione, la religione dei divieti, dei precetti, del dover fare o non dover fare, del dover meritare per non dover temere. Invece Gesù porta il vino nuovo, porta una cosa diversa dalla pietra, porta la novità dello spirito e quel vino nuovo scombussola la vita del maestro di tavola. Lui ha fatto riferimento al vino vecchio che beviamo e che a volte ci impedisce di bere il vino nuovo. È così anche nel nostro modo di fare catechesi, di fare i preti, di fare tutto all'interno della Chiesa. Gesù ci aveva avvisato: se tu continui a bere il vino vecchio, non andrai mai al vino nuovo perché dirai il vecchio è buono. Invece il maestro, quando lo assaggia quel vino nuovo, dice: ma perché te lo sei tenuto finora? Questo è un vino straordinario. Ecco, noi dobbiamo fare questa esperienza. In questo modo manifesteremo la gloria di Gesù, facendo catechesi, facendo i preti. Cioè manifesteremo il vero volto di Dio, il vero volto di Gesù, che è il volto dello sposo, la novità del vino, che è il cristianesimo basato sul dono di sé, sull'amore gratuito e immeritato da parte nostra di Dio. E così possiamo credere noi in Gesù e possiamo aiutare coloro che ci sono affidati a fare la stessa esperienza, a credere anche loro a Gesù e a vivere con Gesù, perché poi i discepoli scesero con Lui e stettero con Lui. Quindi a iniziare la nostra vita cristiana proprio come la vita matrimoniale, come la vita familiare. Lo auguro a me come prete e vescovo, lo auguro a loro, ai sacerdoti presenti, ma lo auguro a ciascuno di voi, a tutti coloro che ci stanno seguendo e ai gruppi, alle persone che a noi sono affidate. E allora, arrivederci al prossimo incontro per venerdì prossimo. Ci troveremo in presenza nella parrocchia Spirito Santo e avremo anche venerdì prossimo la diretta Facebook. Buonasera a tutti. Grazie.